Ciao di nuovo, buongiorno a tutti. Oggi sono le 11 del mattino. Allora, qua ci facciamo un altro paint. Oggi questo è... ci facciamo un muro medievale, un muro di cinta medievale, di una città medievale, diciamo, ok? Questo è il muro di cinta della città dove io vivo, quindi lo faccio in diversi colori e composizioni per venderlo ai turisti quando vengono. Allora, innanzitutto, ecco, questa è una mascherina. Poi uno si fa un disegno, te la ritagli e metti qua, così, eccetera. Allora, ricominciamo con una bella spruzzatina per farci la sagoma. Così. Allora, ce lo facciamo, vediamo, lo facciamo a colori. Vediamo un poco. Così, buttiamo tutto il colore e dopodiché stropicciamo la carta, una passata sopra, energica, un'altra qua, allora, ancora una, ancora due. Vi ricordo sempre di lavorare all'interno con pittura a base di acqua, in modo che uno non si intossica. Al mercato ce ne stanno un paio che sono decenti, Liquitex o MTN, si trovano su internet. All'esterno lavoriamo tranquillamente con la maschera e lo spray acrilico, quello che volete, di vostra preferenza. Allora, qui. Perfetto. Allora, qua ci contorniamo ancora in questo modo qui. Così ci ricaviamo, ecco qua, la sagoma di nuovo, con questa volta con la struttura, gli effetti fatti sotto. Adesso ci dobbiamo creare tutte le ombre. E, quindi cominciamo dalla prima, da questo lato qua. Una, due, tre, quattro. 5, 6. Adesso passiamo all'altro lato. 1, 2, 3,
questo punto facciamo asciugare un attimo, vediamo il processo di seccatura in questo modo qua, tirando giù dell'aria. Allora, questo è un bel quadro d'effetto. Di città medievali ce ne sono tante, quindi una si può ispirare a quella del posto dove vive, facendo un disegno prima su un cartoncino più o meno, fare uno stencil, una mascherina tipo questa. E allora a questo punto io ce la riappoggio sopra, quindi questo è un processo a diversi, come vedete. Prima si appoggia la mascherina la prima volta, si fa la sagoma, poi si toglie, si fa la struttura, poi si ritoglie di nuovo, si fanno le ombre, si fa asciugare un poco, si rifà di nuovo e si rimette di nuovo ancora. Adesso ci riesco da fare. Questa in effetti è abbastanza semplice come paint. Semplicemente si fa questo muro di cinta, qualche pianeta. Qua un po' là, così, qui facciamo questi due pianeti mettendo i colori prima dallo scuro, quello un po' più scuro, poi quello più chiaro, e al contrario qua ci mettiamo il nero sopra. Allora questo qua prima di tutto ce lo tiriamo così, ci facciamo un effetto in questo modo qua, questi altri due invece la carta si stropiccia un poco, si passa così, 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 uno, numero due, stessa cosa, si mette così, 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 si fanno delle linee. A questo punto dobbiamo farci le ombre ai pianeti. Allora, una qua e una qua. Questa qui, facciamo qua. Allora qui ci mettiamo, vediamo. Ci prendiamo questo e ce lo mettiamo qua e lo copriamo. Qui ci mettiamo questo, mettiamo qua e lo copriamo. E qui ci mettiamo questo e lo copriamo. A questo punto, se vogliamo potremmo farci ancora un piccolo pianeta, ma no, va bene così. Allora, facciamo il cielo, sempre scegliendo i colori a piacere, che ci piacciono, che ci addicono, è nel momento che si fa, perché questa è una pittura istantanea, molto istantanea, quindi bisogna sempre cogliere il momento. Bisogna sempre cogliere i sentimenti che si hanno, captare le energie, facendosi guidare dall'intuizione, senza star pensare che bisogna fare una cosa perfetta, perché la perfezione, quello che è perfetto è quando hai fatto quello che dovevi fare, anche se è sbagliato, è quello che è perfetto, non è che allora facciamo dei bei colori così, così ci viene bello di caciuccio. Qua ci andiamo ad aggiungere qualche stellina.
qua. Allora, adesso ci arriva il momento di cominciare a vedere, a scoprire le carte, ragazzi, come si dice? Allora, qui abbiamo il pianeta numero 1, però prima di sollevare questo voglio fare un effetto di luce in modo che comunque non mi si sporchi poi il pianeta. Allora, per fare ciò ho bisogno di un tappino buono che non mi gocci. Allora qui ci facciamo una stellina qua, guardate qua, 1 2 3 4, un'altra ce la facciamo qui, ragazzi, è molto più semplice con questi bianchi semitrasparenti, bianchi e neri semitrasparenti, possono creare tante cose in un modo più semplice, eh? Una volta non esistevano ai miei tempi, c'erano solo le bombolette normali, quindi adesso ci sono anche dei vantaggi. Allora, scopriamo il numero 1, scopriamo, qui ci vuole un po' di colore dietro, vediamo. Scusate la testa che copro. Allora scopriamo questo e scopriamoci questo anche. Ecco fatto. A questo punto ci siamo fatti questi bei pianeti, come vedete. Allora, adesso io vorrei un po' di verde, perché me lo voglio concludere questo paint in questo modo qua, facendomi ispirare un po' a mano da quello che viene. Allora, adesso ci prendiamo il trasparente di nuovo, ci facciamo una sagomina, così, sempre senza pensare troppo, ragazzi, qua bisogna lavorare, a parte che bisogna lavorare veloce, poi è proprio un discorso di questo è un tipo di pittura istantanea, bisogna lasciarsi andare dall'intuizione, dalla possibilità di poter sbagliare e tutto, eh? Perché sennò così. Allora, questo adesso ce lo tiriamo su, vediamo se ci manca qualche cosa, ci mancherebbe forse una stellina anche qua al centro, però io ce la lascio così. Allora, perché ecco fatto, questo lo togliamo, vedete, abbiamo il nostro muro. E adesso ce lo sistemiamo in questo modo qua. Lo faccio così un po' con naif. Così ci siamo creati questo piccolo paint.
poco di trasparente, farci qualche condotto. Qua ci accentuiamo un pochettino questi passaggi. Ho fatto, ragazzi, a voi. Allora, facciamoci un paio di uccellini pure per finirlo. Io spero che vi sia piaciuto e che soprattutto vi abbia fatto capire il discorso di che lo spray paint è un'arte fatta più con il è un'arte istantanea, bisogna cogliere proprio quello che si sente nel momento per poter trasmetterlo là, non importa il motivo che fai, però è il sentimento, è quella determinazione, è quella cosa che è istantanea, così insomma, ecco. Lasciatevi ispirare da voi stessi e guidare da voi stessi. Vedrete le cose meravigliose che escono fuori. Allora, io penso che questo paint me lo fermo così come sta e poi ci sarà passata una lacca. Allora, lo fermo qua e ragazzi, come sempre, io vi do appuntamento al prossimo video. Io vi invito a iscrivervi al canale, così da star sempre attualizzati su tutti i tutorial. Più se ne vedono, più idee spuntano, eccetera. Io vi ringrazio, come sempre vi dico, vi ringrazio di essere stati qua. Vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando. Lasciatemi volentieri un commento, datemi un like, un mi piace al video se vi è piaciuto, perché questo mi aiuta a far crescere il canale. E mi raccomando, fate dei bei paint. Ciao, alla prossima.